del Millennium Stadium Milsei Nazioni 2018, Calles Francia. Puoi cominciare il primo pallone giocato dalla Francia con Trin Duc e recuperato da Parks per il Galles. Sai, i francesi naturalmente per il rugby che si gioca nel loro campionato sanno fare la battaglia porta a porta, la guerriglia, e l'uno contro uno sanno bene come si gioca. Intanto questo, sai, messo dentro, ma vanno per vaccinato questi, capito? E intanto dice il punteggio di nuovo prima io. Infatti, il pallone è entrato e poi c'è questo errore di Trin Duc veramente grave. E la costanza dell'impegno porta sempre e premia, e come si vede ha messo a posto anche il piede, e allora sono 8 i punti sul tabellone per il padrone di casa. Pelissier forse, e poi ancora il Mescheno, e entra ancora Ficou da quell'altro lato. Certo che Ficou ha detto, visto che mi mettono in campo, io mi faccio un pochino di partita a Cottimo. Ha fatto l'offload e poi è andato a finalizzare il tutto. Un giocatore di beh, classe, di grandissima classe, lo ricordiamo. Anche, sì, ma poi nelle gambe. Già piazzata, e allora si va da Tom Francis, Bambaina, e comunque Galles che va per il macinato da una bella distanza oltretutto, eh? Eh sì sì, però sai, con la partita così in bilico punto a punto, altri sarebbero importanti per il Galles. 10 minuti al termine del primo tempo, squadre che si sono sempre riequilibrati in tempi brevi, una botta risposta sulla è buono il calcio di Arpenny, porta 14 il Galles. Se no, che anche lui responsabilizzato, l'assenza di Parra, ma è disponibile in questo
Senazioni è stato protagonista di un, sai, si sono infortunati i cosiddetti talenti giovanissimi e il gioco forza si è tornato su una cerniera di esperienza, Masciano Trinduc, ma in particolare Masciano ha dato grande soddisfazione. Non c'entra i pali Masciano, non cambia il risultato. 14-10 allora... sono addosso il fiato sul collo, risultato in bilico, punto interrogativo anche per il secondo tempo tra queste due squadre. Minuti per l'ultimo verdetto di questo torneo delle sei nazioni che ci consegna un'Irlanda, una Inghilterra che era partita con il favore del pronostico, non fosse altro perché è campione in carica, un'Inghilterra in crisi, tre sconfitte consecutive. Si parte, andremo a scoprire chi arriverà secondo in questo torneo delle sei nazioni. Ficou prende un gran placcaggio da Liam Williams. Lo assorbe bene, mantiene il possesso di palla. Sì. Masciano. Beh, preso per il collo a Liam Williams. A Thompson. C'è vantaggio. E c'è un calcio a favore della Francia. Sì, sì, c'è il vantaggio. Perde Vammaina, si torna indietro. Vediamo se Francia va per i piccoli passi e quindi il macinato di tre punti. Qua gli dà il calcio perché ha rotto la via, sai? È interessante però. Adesso è anche interessante, eh? Portare giù e ha questi giocatori punti che sanno fare queste cose. Vediamo una chance rubata in azioni 2018 dal sospiro di sollievo di Gatland. Credo che nel suo contratto ci fosse anche il premio per il lui, secondo posto, perché sai, è bene interessarsi dei soldi che perdono gli altri, ma quelli che perdi tu magari ti toccano un attimo più da vicino.